Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è Laura Teodori, biologa. Salve, grazie per essere con noi. Grazie, grazie a voi per avermi invitato. Con la dottoressa Teodori torneremo a parlare degli effetti avversi di questi sieri che dovrebbero essere anche al centro di una commissione d'inchiesta che il governo Meloni ha promesso, anche se in molti vorrebbero limitare l'operatività di questa commissione a vicende di contorno meno importanti sicuramente rispetto alle questioni che affronteremo in questa intervista. Intanto, dottoressa Teodori, venivano prima negate le possibili conseguenze nefaste rispetto alla ripetuta inoculazione di questi sieri, adesso invece timidamente qualcosa la stanno ammettendo anche dalla parte dell'establishment. Quali sono i dati più aggiornati che ci danno un quadro reale rispetto alla pericolosità di questi sieri? Sì, io vorrei prima fare una premessa, se possibile. È una premessa che tutti noi facciamo, anche il dottor Bonfelli, cioè che non abbiamo nessun conflitto di interesse di alcuna natura, né economica né di carriera. E vorrei anche dire chi cosa mi autorizza a parlare di queste cose. Ci sono tanti dilettanti, purtroppo, anche di alto livello, in questa materia, e io posso dire i miei studi e la mia biografia, che è reperibile dovunque, le pubblicazioni fatte e anche le pubblicazioni su questo argomento e su PubMed, che è la nostra banca dati, la banca dati più autorevole con sede a Bethesda, la banca dati più autorevole per questa materia. E allora, noi devo dire, io faccio ricerca. Mi occupo di ricerca di base, ricerca avanzata e devo dire che l'allerta su questo pericoli era stata data già prima dell'obbligatorietà del vaccino, perché sapevamo già, almeno chi studia certi meccanismi cellulari, sapevamo già la pericolosità. Se poi vuole approfondisco questo argomento, ma sapevamo già la pericolosità di questa procedura, tanto che ci tengo a precisare che era una procedura che era in studio da 10 anni, ma non si riusciva a passare la parte di applicazione proprio perché non era considerata ancora robusta e non erano ancora stati risolti dei problemi di tossicità, carcinogenità, stabilità, cell delivery, c'è cioè tutta una serie di cose. Ecco, quindi questi alcuni danni erano prevedibili. Io ho studiato particolarmente l'aspetto della miocardite perché negli ultimi 10 anni, come testimoniano le mie pubblicazioni, mi sono occupata proprio del muscolo scheletrico e del muscolo cardiaco per problemi di rigenerazione, per problemi di ingegneria dei tessuti. E quindi mi sembrava ovvio studiare questa cosa. Tanto che poi noi facemmo già, passato già un anno, una lettera al CONI. Io scrissi personalmente anche al medico della nazionale, al cardiologo della nazionale, prendendo i riferimenti su internet e cercando di puntualizzare questa pericolosità. Ora, le miocarditi, i fact checkers dicono che non è che è un fake, però purtroppo se uno va a vedere e a farsi i conti anche sulle cose, sulle informazioni che esistono su Wikipedia o altre cose, e i conti se li fa da solo, poi questa non è una bufala. Tra l'altro ci tengo a dire che uno degli argomenti utilizzati dai fact checkers per demolire il fatto delle miocarditi e delle morti improvvise negli sportivi, cosa di cui io mi sono occupata, era proprio basato su una pubblicazione in cui loro facevano vedere questa pubblicazione, parlando di questa pubblicazione, su queste morti improvvise, parlo di ambito sportivo,
In fondo c'erano sempre state e davano appunto una statistica o dei numeri. Io mi sono andata a vedere questa pubblicazione e devo dire che questa pubblicazione parlava di questi effetti in una popolazione dai 5 ai 75 anni, mi sembra se ricordo bene, ma più o meno è questo. E in più erano gran parte amatoriali, cioè quelli che magari la domenica vanno a fare la partita a calcetto dopo aver fatto un lauto pranzo. Quindi se loro stessi, cioè loro stessi, la pubblicazione stessa, perché era una pubblicazione poi fatta bene, usata impropriamente, ma se uno andava a vedere in questa pubblicazione il range degli atleti di elite di quell'età di cui sto parlando io, i dati di questa pubblicazione sono perfettamente in linea con quello che noi andiamo dicendo, anzi, avvalorano ancora di più. Non so se mi sono spiegata, se Sì, vuoi fare. perfettamente. Quindi diciamo c'è un nesso tra questa vaccinazione di massa e i tanti malori improvvisi e soprattutto a danno di atleti, di persone che in teoria dovrebbero scoppiare di salute. Sì, assolutamente, perché intanto la proteina spike è una proteina cardiotossica e quindi per una serie di azioni che non sto qui a specificare, ma crea una necrosi dei cardiomiociti e tutto un altro, un infiltrato linfocitario. Sono state fatte, per esempio, delle autopsie in cui si dice che da un gruppo tedesco in cui si dà con assoluta certezza, per quanto l'assoluta certezza in medicina e in scienza non è un dogma neanche, infatti io ci tengo a dire che la medicina non è scienza medica, infatti fino si chiamava arte medica in realtà. Comunque questi danno con una grandissima probabilità che viene definita certezza. Il fatto che in alcune morti improvvise post vaccino siano dovute a miocardite, dando una diagnosi della ragione ed escludendo tutte le altre cause in questi pazienti in cui è stata fatta l'autopsia. Purtroppo l'autopsia non viene fatta, c'è anche una richiesta della comunità scientifica internazionale, di alcuni della comunità scientifica internazionale, proprio per richiedere un maggior numero di autopsie mirate fatte in un certo modo. Quindi possiamo anche dire, cioè, quello che voglio dire io, spero di essere chiara, che la scienza ammette il dibattito, cioè uno non può voltare la testa dall'altra parte se una parte della comunità scientifica ti dice esiste questo, esiste questo, esiste questo. Ora, queste due cose dovrebbero essere messe a confronto, non si può dire che questa comunità scientifica solo perché viene oscurata non è scienza. Cioè io sfido chiunque a dire del mio CV, del mio curriculum, che non sono una ricercatrice internazionale, cioè non si può dire questa non è scienza semplicemente perché i risultati non fanno comodo con un tipo di idea. Poi ovviamente dal confronto nasce la verità, ma comunque ci sono varie ipotesi perché poi si studiano anche le ipotesi per cui ci sono le miocarditi e perché queste sono superiori negli atleti e perché questi sono superiori negli atleti maschi. Cioè la scienza la ricerca di base funziona così: se si vede un fenomeno si fanno le ipotesi, se queste ipotesi poi soddisfano il fenomeno, abbiamo due cose importanti, no? Di peso importante. E allora ci sono varie ipotesi, è stato detto anche visto alla luce di autopsie, che c'è tutta una serie di
meccanismi biologici che provocano la miocardite, oltre a quelli che ho detto prima. Per esempio, negli atleti, un aumento di catecolamine, che comunque avviene già durante uno sforzo intenso, e con questi vaccini c'è un aumento ancora di più. Infatti, ci sono le miocarditi catecolinergiche, e quindi questo. L'altra cosa, si è vista che, per esempio, alcuni ormoni come il testosterone provoca, in qualche modo facilita questo comportamento, queste miocarditi. Infatti, hanno fatto degli esperimenti, per esempio, in animali da esperimento, che non producevano testosterone. I cosiddetti knockdown si chiamano nella scienza, e questa cosa è stata confermata. In più, ad altri animali da esperimento sono stati dati degli estrogeni, e si vedeva che questo tipo di miocarditi diminuiva. Quindi, insomma, potrei parlare per 2 giorni, ma le pubblicazioni ci sono, sono robuste e sono importanti. Ecco, un altro argomento che è diventato oggetto di approfondimento è il possibile nesso tra il riattivarsi di malattie oncologiche sopite e l'improvviso riesplodere di fenomeni che sembravano sotto controllo. La scienza ufficiale nega qualsiasi nesso tra aggravamento di condizioni oncologiche e sieri ad RNA messaggero. La letteratura scientifica è unanime nel respingere la possibilità che ci sia un nesso. Allora, sì, giusta questa domanda, la letteratura scientifica, perché questo mi riporta anche a una precisazione. Io appartengo alla scienza ufficiale, quindi non mi considero una appartenente a una scienza non ufficiale. Ora, possiamo dire delle cose, certo che possiamo dire. Intanto, una cosa forse che... Per quanto riguarda gli eccipienti di questi vaccini a mRNA, come dicevo proprio all'inizio dell'intervista, uno dei problemi per trasportare questa metodica in una metodica terapeutica era proprio il fatto di non riuscire a trasportare l'mRNA. E l'RNA poi a singola elica, l'mRNA a singola elica è una molecola molto degradabile, e per questo è stata messa dentro queste nanoparticelle. Sono dei nanoliposomi fatti con polietilene glicol coniugato con il famoso ALC0 315, mi sembra, forse non ricordo bene il nome, e ALC 0195, però potrei sbagliare nel nome. Allora, queste sono sostanze che, soprattutto questi due ultimi polimeri che ho detto, sono sostanze considerate tossiche e cancerogene. La stessa Moderna, delle indagini fatte su modelli animali, aveva detto che c'era una significativa cancerogenicità, anche se debole, e questo non era un problema perché all'inizio loro dicevano che sarebbe stata solo una piccola quantità. Ora, in tossicologia, in carcinogenesi, eccetera, la dose fa la differenza. E questa lieve impatto non si può considerare più lieve se uno fa la prima, seconda, terza, quarta e quinta dose. Questa è una cosa. La seconda cosa è, arriviamo ai microRNA, scusi, all'mRNA. Allora, l'mRNA provoca, intanto occupa i ribosomi, che prendono questo mRNA e devono fare la proteina spike vaccinale. Ora, se i ribosomi sono occupati per fare una cosa, non ne possono fare un'altra, perché
E questo perché è importante? È importante per tutta una serie altre di cose, ma anche per la sorveglianza contro la carcinogenesi. E ora dirò il perché. E comunque, questo mRNA che noi immettiamo, a un certo punto non sappiamo l'integrità. La BMJ, il British Medical Journal, chiese a un certo punto il livello di integrità di questa molecola. E non gli fu risposto. L'integrità perché è importante? Perché se ci sono, visto che è una molecola degradabile, se ci sono anche dei piccoli pezzi, questi piccoli pezzi, che possiamo chiamare microRNA, fanno la differenza e ora dirò il perché. E comunque si possono produrre lo stesso durante appunto il funzionamento di questo mRNA. Allora, perché sono importanti questi microRNA? Sono importanti perché il nostro funzionamento si è scoperto che quasi al 90% del DNA, del nostro DNA che funziona, viene in qualche modo modulato da questi microRNA. Questi microRNA possono, si è visto che modulano l'espressione di oncosoppressori e l'espressione di oncogeni. Allora, se noi andiamo a sopprimere un oncosoppressore, ora il nostro corpo funziona, tra l'altro, ma col bilancio, nell'esplodere e riacutizzarsi di una malattia oncologica dipende anche e molto dal bilancio tra gli oncosoppressori e gli oncogeni. Ora, se noi andiamo a sopprimere, a silenziare un oncosoppressore manca all'organismo questa cosa ed è una cosa importante. Se poi andiamo anche a fare in modo che per una serie di metabolismi l'oncogene viene ancora più attivato e noi andiamo a aumentare il bilancio e questa può essere una spiegazione molto plausibile, tanto che comunque alcune pubblicazioni, lei mi chiedeva la scienza, ci possiamo dare del tu, noi ricercatori di laboratorio ci diamo tutti del tu. E quindi, vabbè, insomma, dicevo, la scienza ha visto che ci sono alcuni microRNA che interferiscono proprio con gli oncosoppressori. Non so se la mia risposta è stata lunga, ma ho cercato di farla semplice. Poi ci sono altre cause, ovviamente. Ecco, un altro tema sul tappeto è quello degli effetti delle ripetute vaccinazioni, cioè a distanza di 3-4 mesi c'è chi dice che possono stimolare il sistema immunitario fino a provocare una sorta di paralizzazione nell'efficacia. Così si spiegherebbero anche alcuni risultati che dimostrano la capacità di infettarsi dei plurivaccinati come superiore rispetto a chi invece non si è mai vaccinato, con la cosiddetta efficacia negativa. Cos'è questo processo? Allora, io posso rispondere, io in genere rispondo solo alle cose di cui io ne sono a conoscenza certa perché ho messo le mani in pasta, non mi azzardo, anche se li capisco, li studio, a parlare di studi, non tanto, non passo come esperta. E di questa cosa il più esperto, secondo me, è un caro collega che poi avete anche intervistato. Credo, un caro collega immunologo che si chiama Mauro Mantovani. Comunque, la cosa invece certa che posso dire è che sono usciti recentemente appunto dei lavori, è stato visto, abbiamo visto che si producono, dopo ripetute vaccinazioni, si producono le IgG4, che sono degli anticorpi di tolleranza, cioè in qualche modo indicano, adesso per essere semplice, cerco di essere semplice, indicano una tolleranza all'agente esterno, cioè alla fine invece di conferire un'immunità, sterilizzante non lo è neanche con gli altri, però addirittura prova con una tolleranza e quindi facilitano in qualche modo l'ingresso facilitano l'infezione. Ora, questo appunto, come le dicevo, può rispondere meglio
qualcun altro, però ecco, questo che le dico sono pubblicazioni molto, molto accreditate, però lo dicono anche i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, perché se uno va a leggere i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, la percentuale di infezione tra i vaccinati e non vaccinati, mi ricordo, adesso vado appunto a ricordo, che per i bambini dai 5 agli 11 anni ad aprile dello scorso anno era il 17% in più e a maggio-giugno era diventata quasi il 30% in più. Ma comunque tutte le statistiche dimostrano questo fatto e quindi questo non si può vietare, cioè uno può anche girare la testa dall'altra parte, però questo non si chiama scienza, cioè la scienza nasce, come ripeto, dal confronto, è una cosa importante da dire e qui la voglio ribadire, noi siamo aperti al confronto, anzi l'abbiamo chiesto, molte volte l'abbiamo chiesto alle riviste, l'abbiamo chiesto a delle persone molto importanti, l'abbiamo chiesto, io di persona ho scritto a molte persone, però questo confronto ci è stato rifiutato. E poi le voglio dire anche un'altra cosa, che scientifica, a parte che io avevo chiesto una consensus conference, eccetera, ma la censura che noi abbiamo avuto da parte delle riviste scientifiche internazionali dove io ho sempre pubblicato, eccetera. Io ho avuto quattro lavori pubblicati sul SARS-CoV-2, ma questi lavori devo dire che hanno avuto una vita difficilissima, review, contro review, contro e quindi ma le posso dire altrettanto di articoli non solo miei, non solo del mio gruppo, io lavoro con Stanford e con l'Università di Singapore e con molte altre università come la Sorbonne, eccetera, faccio parte di un grande network. Quindi, ho dei colleghi inglesi assolutamente di grandissima levatura che si sono visti. E questo quando sarà finito, faccio un link, apro subito, quando sarà finito ne vorremmo fare una pubblicazione raccogliendo tutta la censura perché è tutta scritta, si sono visti questi colleghi ritirare una pubblicazione su una rivista importante dopo essere stata accettata, dopo che i review erano d'accordo, dopo che il guest editor l'aveva accettata e la mattina era stata pubblicata e loro avevano pagato anche la publication fee e quindi era tutto a posto, l'avevano già diffusa, eccetera. Il pomeriggio è stata ritirata senza nessuna spiegazione ed è stata restituita anche la publication fee. Questo mi sembra una cosa importantissima della censura di cui ne parla, di cui nessuno ne parla. E un'altra cosa che le voglio dire è che ci sono articoli scientifici fatti benissimo dalla mia collega, una mia collega dell'Università delle Marche, che dimostrano che quando c'è un interesse politico, facendo proprio con la statistica, e questa è una persona che ha lavorato molto al Max Planck Institute e in Canada, quindi ha gestito un grande progetto internazionale, quindi non stiamo parlando, non lo so, di pizze e fichi, ma e ha visto che quando c'è un interesse politico, c'è un bias molto forte, cioè c'è un bias, come posso tradurre, un inconveniente molto forte nei dati scientifici e quando c'è un interesse un conflitto di interesse e anche quando c'è lei chiama la cattura del controllore, cioè quando controllore e controllato si sovrappongono. Spero di essere stata
chiara ed Sì, no, no, esaustiva. chiarissima, certamente. C'è qualcosa che possono fare, diciamo, le persone che hanno subito effetti avversi, oltre che, insomma, cercare di trovare giustizia da parte delle istituzioni? Ci sono dei rimedi, ci sono delle cose che si possono, delle terapie, c'è qualcosa che funziona per dare sollievo a chi è rimasto vittima di questa dinamica? Allora, intanto, come premessa direi che se ne dovrebbe occupare il Sistema Nazionale Sanitario e dovrebbe permettere che queste persone vengano seguite, perché uno può avere una miocardite e poi se ne accorge tardi. Se invece si creasse un osservatorio, come ho chiesto diverse volte anch'io, e si potessero seguire le persone, intanto quelle potrebbero essere anche prevenuti queste cose. Poi so che ci sono, nella rete in cui sto, ci sono, che è una rete di cui voglio parlare un attimo, se mi è permesso, poi ci sono dei medici molto bravi che si stanno adoperando per questo, per dare un protocollo e che lo daranno. Io adesso non, però insomma si stanno adoperando come l'N-acetilcisteina o idrofatione o anche altri componenti di origine naturale che possono aiutare nel mitigare questo. Alcuni prevedono anche una detossificazione dalla proteina spike. La proteina spike vaccinale è una proteina ingegnerizzata proprio per durare di più ed essere stabile e come dicevo il collega Mauro Mantovani pubblicherà presto un articolo in cui ha trovato questa proteina spike vaccinale fino a 10 mesi di distanza negli organi vitali delle persone che avevano avuto nel sangue, eccetera, le persone che avevano avuto eventi avversi. Quindi, altro che importante. E quindi a questo sì, sto rispondendo forse non precisamente, ma quando questo protocollo sarà messo a punto per bene, alcuni già hanno fatto su internet e l'hanno detto, però quando sarà messo a punto verrà in qualche modo diffuso, ma già i medici per esempio di ippocrate.org e poi stiamo cercando anche qui di darci una mano tutti quanti gratuitamente sulle nostre forze e sul nostro tempo per cercare di aiutare queste persone. Io credo che noi, che io ho scoperto in questa fase un gruppo di persone, una rete che con i nostri difetti, perché i ricercatori hanno i loro difetti, ci mancherebbe, non è che siamo perfetti, però con i nostri difetti siamo riusciti a metterci insieme questa rete che si chiama l'albero della vita, fatto da due persone che non so se vogliono essere nominate, quindi non le nomino, ma siamo tipo 200-300 tra ricercatori, medici, giuristi, magistrati, avvocati, personale sanitario. E questa è stata una bella realtà che vorremmo consegnare poi in un libro. E quindi sì, credo di aver risposto un pochino alla domanda. Bene, grazie alla Laura Teodori per essere stata con noi. Grazie tante a voi per avermi invitato. Cari amici di Visione TV, finisce qui questo nostro approfondimento. Come sapete, Visione TV vive solo grazie al vostro sostegno. Potete aiutarci con bonifico con PayPal oppure andando sul nostro sito www.visionetv.it e abbonandovi. Grazie ancora, una buona giornata.